Franco B. mette in scena la complessità umana attraverso azioni violente e autodistruttive. Utilizza il proprio corpo come mezzo espressivo assoluto, come incarnazione delle proprie ossessioni. Abbandona ogni convenzione sociale ed ogni pudore e si sottopone a lunghe e sanguinose performance durante le quali ritualizza la violenza sul proprio corpo. Negli ultimi anni ha aggiunto alla sua ricerca altre forme espressive: la fotografia, il video, la pittura, la scultura e l'installazione. Cosa vuol dire body art? Intesa come arte in movimento è una cosa. Io dico che siamo tutti body artist. Se sei vivo, sei un body artist. Ti devi guardare il corpo, te lo devi curare. Usi il corpo come tela, usi il corpo come materiale per esprimerti. Allora lo facciamo tutti. Secondo me l'arte, full stop, è importante nella società ed è sempre stata. Io non dico che body art è più importante di un'altra forma di linguaggio, ma essenzialmente penso che tutto il linguaggio artistico alla fine arriva al corpo. Il mio lavoro era un'espressione di un momento, di un contesto che uno... Dove sono cresciuto? Sono cresciuto negli anni 60-70 in Italia, in un sistema molto cattolico dove lo Stato e la Chiesa hanno il popolo per le palle, yeah. E poi un tipo di sistema che era molto oppressivo, no? E sono un prodotto di quello. Sono cresciuto in un sistema dove mi era detto che il corpo non è mio, che non ho diritto ai miei desideri. Questo probabilmente ancora ora, però detto in un'altra maniera, mediato in un'altra maniera. Quando ho cominciato era importante, perché era questa dichiarazione che avevo bisogno di fare, che ci ho voluto 30 anni ad arrivare a fare, dire al mio corpo, me lo gestisco io, questa è la maniera più democratica di lavorare. Non voglio lavorare con il sangue degli animali, non voglio lavorare con finto sangue, voglio lavorare con il mio sangue. Se il corpo è una tela, il sangue è il mio olio, è la mia acrilica, è il mio watercolor, capito? Per me è arte povera. Sono andato in Inghilterra, ho pensato sempre di lavorare con il corpo, usare il mio corpo, che ora io credo di avere potere ova, e di esibirlo usando una narrativa che è molto legata alla moda, alla sfilata. Yeah. Però non era una critica alla moda, ma era usare, imprestare questa cosa, invece di to show the clothes, you show the skin, the body. No, fai vedere il corpo. Semplice. Tanto di questo lavoro ha referenze con cose che sono successe. Cos'è successo ora? Ci abbiamo le guerre in TV, vediamo corpi spaccellati che non sembrano veri, ma sono veri. No, allora la body art c'è sempre stata. Non era più necessario di far vedere il sangue. Quando davvero abbiamo cominciato a vedere a prime time, alle 7 di sera, alle 8 di sera, mentre mangiamo, corpi veri. Allora a un certo punto dici, questo lavoro non è più necessario.